Esercizio qua spieghiamo che cosa sono i diesis e bemolle. Prima spiego la teoria, poi nel successivo video faccio l'esecuzione dell'esercizio. Allora, la teoria in che cosa consiste? Consiste nel fatto che la cosa più facile è trovare una somiglianza tra la chitarra e il pianoforte. Se voi vedete il pianoforte con i tasti bianchi, ogni tasto bianco in media ha un tastino nero a destra e un tastino nero a sinistra. Ora, il tastino a destra del tasto bianco si chiama il diesis di quella nota, mentre il tastino a sinistra si chiama il bemolle di quella nota. Se io prendo il re, il tastino nero a destra si chiama re diesis, il tastino nero a sinistra si chiama re bemolle. Ora, ogni tastino nero è in comune a due tasti bianchi, cioè se voi prendete il tastino bianco, il tastino nero che sta a sinistra è sì il tastino nero a sinistra di questo tasto, ma è anche il tastino destro di quest'altro tasto bianco. E infatti ogni tastino nero si può chiamare il bemolle di una nota o il diesis della nota precedente. Ora, la chitarra, scusate, questo si rappresenta con il diesis con un cancelletto, mentre il bemolle con una piccola B. Ora, la chitarra con questi piccoli tasti, finalmente riuscite a capire che cosa sono questi piccoli tasti. Questi tasti funzionano come i tastini neri del pianoforte, cioè praticamente ogni tastino nero rialza di un semitono la nota in questione. Allora, se questa qua è il Do, ok? Se io mi muovo avanti di uno, questo è il Do diesis. Se io torno indietro, avrò quello che si chiama il Do bemolle. Però se voi andate sul pianoforte, il Do bemolle non esiste, perché a fianco, a sinistra del Do non ha un tastino nero, ma c'ha un'altra nota che si chiama il Si. E infatti questo qua è il Si. Un altro esempio, questo è il Re. Se io al primo tasto premo il dito sul Re, sto facendo il Re diesis, perché ognuno di questi tasti rialza di un semitono la nota in questione. Andiamo avanti. Se io premo il La, se io premo a destra del La, questo è il La diesis. Se io premo a sinistra del La, questo qua è il La bemolle. Ora, nel prossimo esercizio vedremo l'esecuzione dell'esercizio di Carulli.